Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luigi Binelli Mantella, incontrato nella Sala del Trono al Circolo Ufficiali delle Forze Armate a Roma, il personale civile e militare della Difesa, per rivolgere loro gli auguri in vista delle festività natalizie. Il primo pensiero dell'ammiraglio Binelli è andato a tutti coloro che quest'anno sono morti nell'adempimento del loro dovere. Sull'onorificenza consegnata in occasione del 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, il capo di Stato Maggiore della Difesa ha voluto precisare. E vorrei anche ricordare il significato della medaglia d'oro conferita al caporal maggiore scelto Andrea Adorno per il fatto di Balamur Garbo, perché questo conferisce un significato alle onorificenze militari, che non è e non può essere una riconoscenza alla memoria, ma dovrebbe sempre più essere una riconoscenza alla vittoria, al fatto conseguito. Sull'impegno dei nostri militari all'estero ha quindi sottolineato. Il primo e fondamentale impegno è quello di sostegno nell'ambito della coalizione internazionale che combatte lo cosiddetto Stato Islamico. Tanto l'impegno delle forze armate, ma spesso la gente non riesce ad apprezzare ciò che esse fanno. Non mi contenterei di un apprezzamento così epidermico e superficiale. Quello che io auspico per il futuro, per il nostro futuro, è quello di una consapevolezza del nostro ruolo, consapevolezza convinta dell'importanza di disporre di forze armate efficienti e operative come sono quelle di oggi. Poi l'ammiraglio ha ricordato la missione del capitano dell'aeronautica Samantha Cristoforetti e, facendovi riferimento, ha detto: ma abbiamo anche un altro astronauta che è chiuso oggi nella sua stazione spaziale nell'ambasciata di Nuova Delhi, si chiama Salvatore Girone. È un astronauta che ha vissuto con grande forza d'animo e con grande determinazione l'isolamento di 2 anni e passa. Salvatore e Massimiliano sono stati così forti insieme alle loro famiglie e grazie al supporto che gli abbiamo dato tutti noi. Sono convinto che qui noi abbiamo il meglio che le forze armate possono mettere in campo. Voi siete i migliori, voi siete i miei collaboratori migliori, ma siete i migliori nell'ambito di quello che produce il sistema difesa italiano. Mi rende orgoglioso di essere a capo di un'organizzazione che senza piangere, senza lamentarsi, senza fare scioperi, fa il suo lavoro, rappresentando con forza le sue difficoltà, ma prima di tutto adempiendo ai suoi compiti. Infine, gli auguri dell'ammiraglio Binelli Mantella a tutto il suo personale. Che esprimere un augurio, un saluto, un ringraziamento alle vostre famiglie, ai vostri cari, perché se siete sereni, se potete lavorare, non dico 24 ore al giorno, ma poco ci manca, per la difesa, per le forze armate, è anche merito loro, non solo del vostro impegno, perché vi danno sostegno e la serenità per andare avanti con determinazione.